una categoria con la stella azzurra, tu figurati, tredicesimo, quattordicesimo, in panchina andavo, non è che si andava più di tanto. Però poi ho fatto il corso, sono stato fortunato, non so, bravura, chiamo come, però in 4 anni ero già nazionale, dagli allievi, dalla storia giovanile, nazionale, poi in 2 anni la Serie D e poi la Cancì, in tutto 9 anni, Pierluigi Collina ha fatto 3 anni con me, Pierluigi dunque era già bravo da allora, Pierluigi, non c'è problema. Ho dato le dimissioni perché ero stanco di volare effettivamente, no? Un sacrificio, roba qua. Perdito mi aspettava A e B come assistente allora, ma era proprio finito, non volevo andare avanti nel mondo arbitrale. Ho detto, do un taglio. E ho iniziato a fare l'ente di promozione, che non sapevo neanche cosa fosse l'ente di promozione sportiva. Però poi piano piano, avendo tutte le responsabili di settore, siamo andati avanti. Oggi diciamo che abbiamo questi numeri e ci fa un piacere. Abbiamo iniziato anche il torneo amatoriale di pallanuoto. Pensate un po'. Luigi, ben trovato. Tu sei un po' l'anima di questo torneo, perché ci racconti che cosa è successo. Io ero fuori ieri, quindi hai un triplo aggiornamento da fare. Come sta andando il torneo? Prima di tutto un torneo di grande livello, non so se mi sento bene, comunque anche perché abbiamo tanti giocatori, l'abbiamo detto anche il primo giorno, che giocano in eccellenza, in promozione, quindi che rappresentano anche il movimento calcistico sardo. È un piacere avere qua il presidente, perché il 3 contro 3 della Corte del Sole è un torneo MSP, è giusto ricordarlo. È un torneo che sta divertendo tutti, siamo alla terza giornata della fase gironi, lo ricordiamo, perché sono 20 squadre che si affrontano nei primi 5 giorni per passare il turno, sono 4 gironi da 5 squadre, le prime due di ogni gruppo va ai quarti di finale e semifinale che si giocheranno sabato 1 luglio e poi domenica le 4 finali per decretare le prime 8 posizioni con primo posto e i premi ovviamente offerti dall'organizzazione, dalla Corte del Sole. Prendiamoci un secondo per ricordare i premi anche per chi magari poi anche l'anno prossimo vorrà partecipare per far crescere questo torneo, perché mica male, primo posto un viaggio all'estero di 2 notti, che abbiamo già un po' chiesto anche ai ragazzi. Per quante persone? Penso per tutta la squadra. Non so se poi le ragazze e le mogli siano invitate, perché tutti quanti ci dicevano di voler andare in Spagna. È stato rischiando di limitare il torneo, perché se le mogli sanno questa cosa non vengono più iscritti. Chissà, magari invece aumenta il numero. Non mi metto in mezzo a queste scelte coniugali. Secondo posto, un viaggio in Italia di una notte. Per il gradino più basso del podio, invece, mentre sentite, si esulta anche per i gol, soggiorno in una località turistica sarda. Quarto posto, un orologio Swatch offerto dalla Litea. Quinto posto, invece, una cena tradizionale ogliastrina offerto dall'osteria Flavor. Al sesto posto, invece, un kit abbigliamento sportivo offerto dalla New GL Sport. Settimo posto, profumo da 100 ml in estasi offerto dalle profumerie in estasi. E all'ultimo posto, ottavo posto, un metal box barberia offerto dalla Bottega Verde. Insomma, già passati. Chi si sta distinguendo a livello sportivo, a livello calcistico? Allora, sorpreso un po' New GL Sport, che l'anno scorso ha vinto, quest'anno ha fatto Revolution, ha portato 4 ragazzi di eliminazione del Cagliari. Inizio però per loro complicato. Lions in estasi di Federico Niedo, invece, che dopo aver quasi accarezzato l'idea di vincere non ce l'hanno fatta, quest'anno sono tornati più carichi che mai. Ma abbiamo visto anche un Kiki Lounge Monastir, che oggi è riuscito a vincere all'ultimo, un bel 5-4 pirotecnico assolutamente divertente, si sono imposti. Invece in questo momento una piccola chicca, c'è l'Oro In che sta giocando. Perché una piccola chicca? Perché abbiamo un padre e figlio in campo, quindi anche una di quelle belle storie dove questi tornei ci permettono anche di regalare queste storie, che non è mai una cosa scontata. Grazie Luigi, poi se hai gli aggiornamenti, le tue irruzioni sono consentite, mi dovresti dare il microfono, l'unica cosa che... Ah ecco, ne abbiamo un altro, quindi utilizziamo questo. Marcello Angheleddu, abbiamo detto prima che rappresenta numericamente Alberto una grande fetta di sport, dovessi fare l'elenco delle squadre in cui hai giocato, probabilmente dovrei citare mezzo campionario delle squadre sarde in cui hai giocato, anche perché tu hai iniziato giovanissimo. Tanto buonasera, sì, ho iniziato abbastanza giovane, ho smesso anche abbastanza in tempo, perché ho smesso poco quest'anno, tempo fa, giusto? Sì, ho smesso qualche mese fa, esatto. E ho subito iniziato una nuova carriera, una nuova avventura che è abbastanza stimolante e che mi fa rinascere.
determinato, devo dire, anche perché poi è stato un passaggio che non hai vissuto con il trauma del calciatore che deve smettere. E quando hai scelto di diventare allenatore l'hai fatto in modo drastico, addirittura durante la stagione. Sì, sì, è stata una scelta doverosa. Ci siamo trovati in una situazione un po' particolare di classifica. La società ha preso questa decisione, mi ha chiesto di prendere un po' in mano la situazione, di dare una mano, e da quel momento ho capito che probabilmente era il segnale che forse era il momento di smettere, anche perché non credendo nella doppia figura allenatore giocatore ho dovuto fare questa scelta. Questo è il Guspini, mentre per la prossima stagione ingaggio col Monastir. Sì, finita la stagione c'è stata subito questa proposta del direttore sportivo uscente, che è Matteo Zanda, che si è trasferito a Monastir, mi ha chiamato, ho accettato subito con grande piacere, e lì si inizierà una nuova avventura, un progetto nuovo, stimolante, e niente, cercheremo di dare il massimo. Nel frattempo ci tengono a vincere, sono accesi gli animi, l'arbitro tiene duro però, Simone Farci, la mia destra, io ti ricordo al Cagliari, buonasera, nel giovanili, sì. Uno dei promettenti fino alla primavera, Simone. Sì, sì, ho avuto anche la fortuna di fare 2 anni con la prima squadra, ero in rosa, ho fatto diverse panchine in Serie B e in Serie A, quindi ho bei ricordi di quegli anni. Hai proseguito, ma hai smesso anche presto rispetto a Marcello? Sì. Allora, io ho smesso 2 anni fa, perché comunque per via del lavoro, comunque anche dell'impegno familiare, perché ho una famiglia abbondante, ho 4 figli, quindi mi richiede anche del capita tempo. Capita così per caso? Si è rotta la televisione a casa, quindi e quindi abbiamo fatto altre scelte. Sono anche un insegnante di educazione fisica, quindi per me lo sport, finito col calcio, ha intrapreso anche l'aspetto lavorativo. Quest'anno mister Angheledu mi ha chiamato in questo progetto del Monastir e l'ho accolta con grande entusiasmo e con grande gioia, perché con Marce ci conosciamo da una vita. Abbiamo giocato insieme quando avevamo 16 anni all'Atletico e oggi dopo 20 anni ci ritroviamo insieme nello staff. Per me questo è sicuramente un motivo di grande gioia. Bene, come vi sapete parliamo anche di Cagliari, chiaramente, perché se non parliamo di Cagliari non ci ascolta nessuno. Siete aggiornati a ciò che è successo oggi, in particolare la cessione di Vicari. Io mi sono fatto due calcoli. Vicari ha giocato col Cagliari pochissimo, solo 7 partite in tutto, è stato pagato per 2 milioni, è stato venduto per 8 milioni e mezzo, e ora il passaggio al Tottenham per effetto di una clausola gli procura altri 4 milioni. Operazione niente male dal punto di vista economico. Dal punto di vista delle strategie di mercato penso sia un'operazione top, un'operazione di grande livello. Allo stesso tempo fa pensare che probabilmente fargli fare ancora un anno in più al Cagliari avrebbe giovato al Cagliari stesso. E se avessi guadagnato 18 invece che probabilmente, che 10, poi con i secondi ma non si fa il calcio, esatto. Però allo stesso tempo c'era Cranio. Esatto, peraltro tanti auguri a Cranio, proprio oggi il compleanno 29, compiuto. Era un po' chiuso da Cranio Vicario, quindi ha giocato pochissimo, ma si vedeva che la stoffa c'era. Si vedeva, è la dimostrazione che poi, soprattutto in quel ruolo, è un ruolo particolare, delicato, l'aspetto mentale, il contesto giusto, poi vanno a gravare o meno sulle prestazioni. Plusvalore si chiama nel calcio moderno. Tu quanto segui il calcio? Preso da una dimensione sportiva che è lontana dagli interessi economici stretti. Ma io la prendo da tifoso, la prendo il calcio. L'ho sempre presa da tifoso, anche quando arbitravo non andavo allo stadio. Non so, mi fa mal di testa, sa perché? Io arbitrando tranquillamente, ma andavo allo stadio questo mal di testa che doveva. Chissà, è una tensione che trova qua. Questa era la mia problematica. Però seguo, sono un tifosismo del Cagliari e speriamo che quest'anno ci rimandano nuovamente delle belle soddisfazioni, come quella vittoria che abbiamo fatto al 94esimo, che ci ha veramente riempito di gioia, ma non solo in Cagliari ma tutta la Sardegna e non solo. Simone, cosa mi dici dell'operazione Vicario?
Allora, per l'operazione Vicario la cosa che mi... Immagino che tu sia tifoso della curva, no? Sì, certo. Poi io sono contento anche perché quest'anno in rosa c'erano dei miei ex compagni di squadra come Marco Mancosu e Simone Aresti, che abbiamo avuto anche ai tempi della primavera belle vittorie, come ad esempio la semifinale playoff scudetto persa contro la Roma. Quindi vederli quest'anno festeggiare una promozione in Serie B è stato anche per me un motivo di orgoglio. Ritornando al discorso di Vicario, la cosa che mi sbalordisce più di tutto è che è stato venduto a 19 milioni di euro e nessuna squadra italiana è entrata nell'operazione, perché comunque per le cifre che stanno girando oggi 19 milioni di euro è relativamente poco, quindi non so come mai le squadre italiane non abbiano investito su un portiere del genere, che sicuramente avrà anche successo nella nazionale italiana. Eh sì, probabilmente è così. Abbiamo parlato di tifosi del Cagliari, dobbiamo fare una crociata insieme per Marcello, perché Marcello, da serio professionista, ha avuto un'esperienza con la Torres, come l'ha avuta Cosso, come l'ha avuta Capone, come l'ha avuta Melis, come l'ha avuta Pierluigi Por, come l'ha avuto moltissimi giocatori cresciuti nel Cagliari e di chiaro tifo rosso-blu. Il fatto che Marcello sia andato troppo bene con la Torres gli ha creato poi qualche problema, perché Marcello è stato il protagonista di un'annata straordinaria dove lui ha fatto gol importanti, così. Sì, no, c'è stato un disguido coi tifosi, penso allora, dimenticato. La tua squadra del cuore qual è? No, la mia squadra del cuore da bambino è il Milan. Io tifo Milan. Neanche il Cagliari. Simpatizzo poi per il Cagliari, le squadre sarde naturalmente. Non sono un tifoso, un fanatico di nessuna squadra, sono un appassionato di calcio a 360 gradi, devo essere onesto su questo. Quello che è successo come un torresino, ce l'ho pure. No, vabbè, quello che è successo, c'è stato un disguido, sono cose che si chiariscono, risolto, sì, assolutamente. Sono cose che dispiacciono, ma si chiariscono. Sicuramente quando succedono queste cose, il coinvolgimento a livello anche emotivo dei tifosi va capito tante volte, e nessuna polemica, assolutamente. Però insomma è giusto che sia così, anche perché in Sardegna abbiamo poche squadre che affiorano. Passo il microfono a Simone. Quando c'è l'opportunità di crescere anche passando attraverso la Torres, non vedo quale può essere il problema. Anzi, devo dire che anche Zola ha giocato con la Torres. Esatto, anche perché per i ragazzi, ad esempio, che escono dalla primavera, avere delle realtà professionistiche in Sardegna al giorno d'oggi è molto importante. Quindi avere già due squadre tra i professionisti, che sia Olbia, che sia Torres, è indifferente. Quindi deve essere sicuramente un motivo d'orgoglio per i ragazzi andare a fare esperienze tra i professionisti, cosa che magari, ad esempio, a miei tempi era già un po' più complicata, perché non c'erano realtà professionistiche. Quindi se non avevi visibilità al di fuori dell'isola della Sardegna, era molto difficile che uscendo dalla primavera potesse avere delle possibilità tra i professionisti. Questo campanile va distinto tra tifosi e giocatori, giusto Alberto? Ma posso dire che io sono stato fortunato, in quanto io Zola l'ho arbitrato. Io ho arbitrato Coppa Italia, Ilva Maddalena, Torres. L'ultima partita che Zola ha giocato con la Torres, poi è andata al Napoli. È una cosa fantastica, proprio una cosa, si vedeva già? Vabbè, era già. O comunque una torre straordinaria quella, Sì, era derubata, la torre derubata, esatto, quella era fortissima. Sei giocatori di assoluto valore. Se vogliamo una torre, forse anche quella più identitaria tra le diverse squadre che la Torres ha avuto, perché poi la Torres ha stentato ad avere giocatori simbolo. Ne ha avuto qualcuno con Torre Pina, con Frau quando è tornato alla Roma, però non sono tantissimi. Ma era un bel gruppo, però era anche un bel gruppo. Era, sì, esatto. Era Orbato, riusciva a Pina, tenere, sì, l'altro riusciva, Pina. Riusciva a tenere un bel gruppo, roba qua, per cui era proprio bella anche questa serie. Diciamo che l'unica squadra per loro, Io ho visto anche, secondo me, in Serie C era già Cagliari-Torres, la 1-1 aveva segnato alla... E anche il ritorno 1-1. Al termine aveva segnato negli ultimi minuti la torre qua a Cagliari, dunque è lì il mal di testa peggio che mai, perché sono andato a vederla, per dire, molto 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 bella. Allora, mercato, calciomercato, voi siete allenatori, quindi secondo voi cosa serve al Cagliari? Oggi ho visto che sta uscendo Goldaniga, se non sbaglio. Sì. Quindi sicuramente per la categoria subito un difensore di livello, di categoria, è fondamentale integrarlo in rosa. Io ho tracciato la volta scorsa un modello di calciatore, devo dire che non deve costare più di 3 milioni, perché non avrebbe molto senso, deve essere giovane,
deve avere voglia di avere in prospettiva, non può essere uno già appagato, ne abbiamo pagato le conseguenze dei giocatori appagati. No? Penso che il finale di stagione e come poi c'è stata questa virata con la gestione Ranieri ha portato anche una sorta di ottimismo e quindi anche la valutazione di certi giocatori come era stata fatta magari nella prima fase della stagione è totalmente cambiata. Se io penso a Zappa nella prima fase della stagione, oggi lo rivaluto come un esterno basso di livello assoluto, anche per la Serie A. Se ripenso a Zappa inizio stagione, probabilmente era un giocatore che, visto il contesto, si è trovato magari anche in difficoltà. Quindi la valutazione globale sui giocatori sul mercato adesso viene vista da un'altra ottica. Poi penso che davanti, per la Serie A, comunque va fatto un intervento, perché la qualità poi è quella che ti garantisce i risultati, è quella che paga. Simone? Sì, no, mi allaccio al discorso di Marcello, ha perfettamente ragione, anche ad esempio D'Ossena, che inizio stagione era un uomo misterioso, poi ha concluso una stagione alla grandissima e sicuramente sarà un punto di riferimento per la difesa del Cagliari dell'anno prossimo. Sicuramente la Padula davanti sarà un punto di riferimento, ma per la categoria, perché sappiamo bene che la Serie A non è la Serie B. Quindi bisogna fare un mercato di livello per far bene, ma penso che il mister ha le carte in regola per sia pretendere di fare una squadra nei migliori dei modi per salvarti il più veloce possibile, e ovviamente senza andare a spendere l'impossibile. Ecco, l'esperienza del Cagliari di quest'anno per un giovane allenatore, che cosa insegna? Ma insegna, cioè, prima parte di stagione negativa, gli stessi giocatori che tu hai detto prima sembravano essere di una certa fattura, chiamiamoli così, nella parte finale poi hanno mostrato di essere di un altro livello. Che cosa può insegnare? Cioè, considerato che il cambiamento poi è avvenuto quasi esclusivamente nella guida tecnica. Insegna che la guida tecnica ha portato, ha creato un cambio di contesto. L'allenatore nuovo ha creato il contesto ideale per i giocatori, ha iniziato a pretendere dai giocatori che in quel momento magari avevano qualcosa in più, ha iniziato a cercare di portare a livello quelli che erano un pochino più indietro e poi le gerarchie sono stabilite da sole. Quello che mi ha impressionato di Ranieri è la gestione totale, nel senso il coinvolgimento totale di tutti i giocatori. Su cosa si lavora in questi casi? Ma si lavora sul, innanzitutto bisogna pretendere il giusto, perché lui ha preso una squadra probabilmente depressa in quel momento, quindi bisognava ripartire dai concetti base, pochi concetti, ma quei concetti vanno rispettati in maniera assoluta. Poi piano piano, quando si vede che il livello sta aumentando, si inserisce piano piano un altro concetto. Alberto? Ma per quanto riguarda questo campionato, effettivamente, quando siamo arrivati dove siamo arrivati per giocarci la Serie A, io ho detto ma il Cagliari non arriverà mai, sicuramente. Poi piano piano con tanta fiducia, Ranieri è stato simpaticissimo, nel senso che ha saputo, come diceva lui, giocare con i giocatori sono non c'erano, invece i giocatori erano di livello, e questo ha dimostrato poi il lungo andare mettendo l'impegno in campo, anche perché mi ricordo che Ranieri ha detto una cosa quando è arrivato: non ci sono titolari, gioca chi merita. E lì ha iniziato a andarci dritto e i giocatori hanno risposto bene. Ha lavorato soprattutto su cuore e mente, mi pare di capire, Simone, giusto? Ah beh, assolutamente sì, come ha detto Marcello, ha preso una squadra che emotivamente era a terra, è riuscito a risollevarla e a portarci poi in Serie A. Sicuramente dalla sua parte ha avuto tutta l'esperienza possibile, anche il miracolo che ha fatto con Leicester, se andiamo a rivederlo col senno di poi, è un qualcosa di incredibile. Da là ha tirato fuori grandissimi giocatori, quindi Ranieri sicuramente ha messo del suo, ha lavorato secondo me moltissimo sulla difesa, perché era purtroppo un limite che il Cagliari aveva con Liverani. Questo non vuol dire che mister Liverani non fosse bravo da quel punto di vista, però sappiamo che nel calcio ci sono tantissime variabili. Con un allenatore magari rendi poco, l'altro allenatore riesce a tirare da te il meglio e poi riuscire a fare una stagione, chiuderla come l'ha chiusa il Cagliari quest'anno. Ecco, lavorare sulla comunicazione, lavorare sull'empatia, argomenti che molte volte vengono quasi trascurati, però sappiamo che alla fine i grandi allenatori è questo che sanno fare, da Guardiola ad Ancelotti, proprio arrivando anche all'apice, quando ormai tu fai tutto alla perfezione, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista tecnico, con i calciatori migliori, la differenza alla fine la fa sempre l'uomo, così.
Beh, assolutamente. Quando ho parlato prima di contesto ideale per il giocatore, parlavo di questo. Quindi bisogna essere empatici. Quindi se noi vogliamo che il giocatore dia una risposta, il nostro messaggio deve essere un messaggio positivo e deve essere anche un messaggio o un input raggiungibile per il giocatore in quel momento. Quindi va adattato sempre anche un po' al giocatore. Poi ci sono le cose base, naturalmente, a mio parere, che devono essere comuni, ma poi piano piano ogni giocatore va adattata alla situazione, perché poi sono loro, che è la cosa più importante. Chi è protagonista in campo assoluto è il giocatore. Forse il compito dell'allenatore è quello di metterlo nelle condizioni migliori per poi portarti il risultato a casa. Nel gioco di squadra, forse, Alberto, tu che adesso hai un panorama completo di quelle che sono le discipline, talvolta il singolo giocatore dimentica che comunque sia gli step li deve conquistare anche lui. Ha parlato giustamente Marcello di mete graduali da raggiungere, di miglioramenti che devono essere ottenuti, quindi di obiettivi da porre. Ecco, nel gioco di squadra esiste invece molto di più l'alibi. Ne parla molto bene Velasco quando dice che lo schiacciatore che non schiaccia bene si lamenta del palleggiatore che non gli ha dato la palla in modo giusto, il palleggiatore si lamenta di chi ha ricevuto perché ha ricevuto male, cioè c'è la cultura dell'alibi, cioè quando non riesce qualcosa, invece di preoccuparti di migliorare quel determinato aspetto, come fanno coloro che fanno sport individuali, vai a cercare l'alibi addebitando ad altri questa cosa. Ma il calcio veramente è un gioco di squadra, no? Per cui è inutile che ci lamentiamo quando sbagliamo il passaggio, abbiamo sbagliato, ma sbagliamo tutti, però non è che si vuole sbagliare positivamente, vuole esattamente cercare di migliorare, quello si lamenta perché il pallone lo vuole messo bene, però piano piano tra di loro poi si aggiustano anche queste qua, per cui poi si va avanti e abbiamo visto tutti i risultati. Cioè molti prima non correvano, rimanevano indietro, non ricorrevano il pallone, l'azione rimaneva ferma. Invece adesso perdevano un pallone e tutti dietro, da rincorrere, dunque c'era un gioco di squadra che ci ha permesso poi dove siamo arrivati. Adesso vi interrogo su un calciatore, perché poi noi sardi abbiamo un po' la puzza sul naso, anche se io non faccio parte di questa categoria, mi escludo subito, ma quando abbiamo a che fare con giocatori sardi cerchiamo veramente le zecche, le pulci. Deiola è il caso ultimo. Anche se in passato poi nella seconda parte della sua esperienza lo era anche Sau, lo sono stati anche altri giocatori, lo stesso ragazzo che giocava pochissimo, ma quando giocava tutti che si lamentavano del suo modo di giocare. Addirittura stava arrivando nell'ultimo periodo di Barella, lamentarsi di Barella e non ci si poteva lamentare d'altro, ci si lamentava del fatto che protestasse tanto e che doveva smetterla con questo atteggiamento. Perché siamo così? Non so perché siamo così, penso sia difficile essere profeta in patria, quindi questo è normale, è un pochino alla croce che deve portare il giocatore quando è profeta in patria. Per quanto riguarda Deiola, ad esempio, quest'anno lui è uno di quelli che è andato in crescendo, è il giocatore che nel momento in cui è servita sostanza in mezzo al campo è il giocatore che anche fisicamente ha riempito il centrocampo, aveva delle caratteristiche diverse dagli altri, perché comunque anche nell'anno della retrocessione il giocatore che riempiva l'aria in fase difensiva e riempiva l'aria in fase offensiva, quindi è stato un giocatore costante quest'anno, secondo me ha avuto una crescita esponenziale a stagione in corso, e lui è l'esempio che è uno di quei giocatori che prima magari venivano visti in un modo, ad oggi è un giocatore che dà garanzie. Simone? E poi c'è da dire che per un sardo giocare col Cagliari è sempre un qualcosa di molto, molto impegnativo anche dal punto di vista emotivo, quindi non è mai semplice giocare per la squadra per cui si tifa. E Deiola quest'anno, come ha detto Marcello, ha dimostrato una crescita importante, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale, dall'attaccamento alla maglia. Anche nella giornata della festa lui ha detto proprio che si sente la maglia cucita addosso, quindi questo si è visto in campo. Poi ovviamente, come tutti, ha avuto dei cali fisici, dei cali tecnici, ma quello fa parte del gioco. Però finché uno combatte per la maglia, si attacca alla maglia, i tifosi sicuramente sono sempre dalla sua parte. Qual è la qualità migliore da centrocampisti? Qual è la qualità migliore di Deiola secondo voi? Bravo! Tempo di inserimento, la fisicità. E cioè comunque è assoluto, sia in fase difensiva che in fase offensiva. È un giocatore che è un centrocampista moderno, sì, esatto, capacità di lettura, è un giocatore che riempie il reparto.
in tutte e due le fasi. È un giocatore fisico, è un giocatore costante durante la partita. Probabilmente non ha doti tecniche eccelse, però è un giocatore che ti dà garanzie in tutte e due le fasi. Sì, poi se magari a fianco a un compagno di reparto che magari è più predisposto per l'impostazione del gioco, allora lui ha più libertà di interdizioni, quindi di inserimento, allora la rende meglio. Se magari lui è quello che deve magari fare partire l'azione, impostare il gioco, magari là ha un po' più di difficoltà. Però ripeto, se ha un compagno di reparto che ha più qualità dal punto di vista di impostazione, allora là lui secondo me fa la differenza. Simone, a te cosa è mancato nella tua carriera? Sei andato a Rieti, giusto? Sì. Peraltro in uno stadio amico, perché sì, si chiama Scopigno. Maglio Scopigno, esatto. Maglio è anche il nome dell'altro fratello, se non ricordo male. Sono che due ricordo, fratelli. Sì, mi sembra Maglio di sì. Maglio è, non ricordo il nome dell'altro fratello, dedicato a due fratelli Scopigno. Esatto. Ma sicuramente quando uno non arriva, delle carenze ce le ha. Le mie penso che sono state soprattutto mentali, perché nel calcio la testa fa la differenza. Io faccio sempre l'esempio di Checo Pisano, che magari in primavera anche a Lievi era uno di quei giocatori che mai avresti detto che avrebbe potuto fare una carriera del genere. Invece lui, grazie alla sua testa, alla sua mentalità, è riuscito a fare di quell'aspetto una caratteristica che poi l'ha portato a fare cose molto molto importanti. Quindi, oltre alle doti tecniche, fisiche, secondo me l'aspetto mentale è la parte più importante. Senti, atleta dell'MSP che ti ha colpito in questi anni, ormai quanti sono gli anni? Io ho iniziato l'MSP in Italia, a Cagliari non esisteva, io l'ho portato al 93. 93 sono passati un paio d'anni, sì, 30. Sì, no. Dal 93 abbiamo iniziato col torneo amatori, che prima lo seguiva, la FIGC lo seguiva. Poi quando ho smesso di arbitrare... Si può dire che la qualità maggiore, la prima qualità che tu hai portato in questi tornei sono gli arbitri? Partono proprio con gli... Sì, perché sono tutti i miei colleghi della FGC, quando sono uscito io ricordo che non era molto garanzia, era rispetto ad altri tornei, sì. Gli arbitri dell'MSP erano una garanzia perché erano i migliori che smettevano di arbitrare in altre categorie. Venivano tutti da noi, escono dalla FGC, ma dall'MSP della Borsetti. Questo era il detto della... Ma io sono rimasto amico della federazione, non è che sia... Ma ci mancherebbe. Perché io sono consigliere Cocconi, ho fatto 8 anni nella regione a consulta allo sport, per cui nel mondo sportivo siamo sempre rimasti da dirigenti, tra virgolette. Questo è un po'... Ma diciamo che c'è stato degli anni quando ha smesso di giocare il Cagliari, no? Allora si chiamava Giorgetti. E tutti ex rosso blu erano noi che giocavano. E me lo ricordo. Ricordi? Allora, abbiamo avuto noi tornei amatori 112 squadre ogni sabato. Ma c'era un periodo in cui giocavano insieme Rocotelli, Gattelli, Bellini, erano tutti nella stessa squadra. Bruniera, da Sara, De Sì, Riccardo. Squadrone. C'erano tutti. E per cui diciamo che e poi c'era il terzo tempo, ho iniziato a fare il terzo tempo lì, l'allenatore ha cominciato ad iniziare il terzo tempo, che è tra allenamento, poi si trovano la metà settimana a mangiare la pizza tutti assieme, è diventata un'aggregazione totale. Poi lo sfottò era quando facevamo i gironi, no? Sorteggi, te ne do due, te ne do tre, c'è cioè, lo stesso girone. E questo poi è diventato, poi è tuttora così, questo è ancora bello perché si sfottano ancora, perché facciamo ancora, diciamo, lei sorteggi. La simpaticissima che quest'anno mi hanno chiesto di fare l'over 60. Addirittura? Sì. Ma c'è una carenza di giocatori giovani che fanno l'amatoriale? Sì, secondo me una volta che termina questa scia di giocatori over 50, perché io ho visto 5, negli anni che quando giocavo, abbiamo iniziato nel 93 con le prime categorie, c'era solamente l'over 40, se non ricordo. No, in realtà dopo l'over 40, c'era torneo libero, diciamo, torneo amatori libero. Poi è nato l'over 40. L'over 40 in Italia, l'abbiamo portato noi in Italia, è stata Cagliari a portare l'over 40 in Italia, non esisteva. E è stato Achille Pompei a proporlo. Ricordo. Pompei è stato fantastico, perché tutti arrivavano da tutti i paesi e gente che non si rincontrava da 10 anni, cioè, ma ancora vivo sì, ma è il calcio, lo sport unisce, questo, no? Sì, tantissimo, non è un modo di dire. Torniamo al mercato, perché dobbiamo stare sempre attenti. Si parla di centrocampisti ancora, sono stati fatti due nomi negli ultimi giorni, in particolare Tamez del Verona, Janko, che peraltro ha giocato già con la Samp. Analizziamo un paio di aspetti. Intanto partiamo dal confronto di questi due giocatori. Uno costa
pochino, l'altro costa decisamente meno. Può incidere anche questo? Beh, sì, assolutamente. Oltre il fatto che hanno caratteristiche completamente diverse. Opposte. Uno è un centrale che organizza il gioco, l'altro diciamo, un incontrista. Sì. Tamez è un giocatore che in questi anni si è... dinamismo. Sì, grande dinamismo, grande adattamento a livello tattico, perché è un giocatore che con Juric al Verona, poi quest'anno pure... Sì. Anche due anni fa ha fatto diversi gol, quindi ha avuto anche un buon impatto dal punto di vista realizzativo. Lo ricordo perché c'aveva il fantacalcio, quindi... Ah, ecco, allora. Aiuta il fantacalcio. Aiuta a scegliere i giocatori e a ricordarli anche. Sì. In questo caso Tamez, ad esempio, è un giocatore anche duttile, perché questi anni è stato utilizzato come centrocampista centrale, è stato utilizzato addirittura anche come centravanti dal Verona, in qualche situazione come falso centravanti. Falso 9. E anche come braccetto in difesa, perché con Juric che giocava con l'uno contro uno... Comunque un giocatore duttile che accetta sempre il duello fisico. Senti, anche gli vedi meglio Tamez o vedi meglio Janto? Oggi Tamez è un giocatore che mi piacerebbe, cioè un giocatore importante per la Serie A. Seguito da tantissime altre squadre, già questo. Mentre Janto è una storia particolare che peraltro si è arricchita di un ultimo colpo di scena nelle ultime settimane. Anzi, negli ultimi mesi, perché oltre a due campionati anonimi che ha fatto, perché da quando è finito al Getafe, lui l'ultimo grande campionato l'ha fatto proprio con Ranieri alla Sampdoria. Stiamo parlando del campionato 2021-2022, no, addirittura no, 2020-2021. Dopodiché ha avuto due stagioni in cui ha giocato in tutto, se non ricordo male, 1300 minuti in due stagioni, quindi pochissimo. E l'ultima cosa che lo ha messo al centro dell'attenzione è l'outing che ha fatto. Si è dichiarato omosessuale, si è presentato, tra l'altro, cosa commentata anche da Ranieri, che gli ha applaudito all'uomo, certo, al ragazzo, che ha avuto il coraggio di fare un gesto di questo tipo. La domanda che faccio è questa: ci può essere un collegamento tra le cose, cioè il rendimento del giocatore e forse anche... perché poi nella dichiarazione che ha fatto, io non so se avete visto il video, sì, sì, lui è molto provato da questa cosa. Perché sicuramente per il mondo del calcio questo è un tabù. E lui forse, non so se mi sbaglio, ma è stato il primo a fare coming out in questo modo. Quindi sicuramente è una novità. Ma spero che per lui questo sia un peso che si toglie. Non so, diciamo, in questi anni, perché non l'ho seguito, quindi non so come abbia vissuto la sua esperienza calcistica. Sicuramente Tamez è un giocatore che conosce il campionato, quindi secondo me è un giocatore già pronto per fare un campionato di Serie A e per provare a fare qualcosa anche di più, secondo me, della salvezza. Mentre Janko? Janko sinceramente non saprei al giorno d'oggi, sarebbe comunque una sorpresa, un giocatore da scoprire. Se è lo Janko che conosciamo, sicuramente è un giocatore che può fare il salto di qualità al Cagliari. Janko è un giocatore che ad oggi, per come impostava le squadre Ranieri, che poi quest'anno ha cambiato qualcosa, diciamo, è l'esterno ideale, se è quello che abbiamo conosciuto in Italia. Questi anni si è un po' perso, sicuramente l'aspetto mentale, la situazione che ha dovuto affrontare, che comunque non è semplice, perché già il fatto, quando si dice è stato il primo, sicuramente lì l'uomo si è sentito anche solo, in difficoltà, secondo me ha vissuto con un macigno addosso, quindi questo influisce parecchio sulle prestazioni, perché comunque stiamo parlando di ragazzi giovani che, per quanto possono avere le spalle larghe, comunque si devono portare dietro questi pesi che influiscono. Allora, da allenatore, conosco un calciatore che con me ha reso tantissimo, mi pare che quell'anno lui ha fatto qualcosa come 16 gol, se non ricordo male, meno. 11 gol come 16 assi, comunque aveva reso veramente tantissimo nella Sampdoria. Lo conosco e apprezzo anche il gesto, è un giocatore che ha bisogno di riprendersi. Quanto punteresti sullo spirito di resilienza e sulle motivazioni che può avere per rigenerare un calciatore che poi, a distanza di due anni, potrebbe ritornare quello di un tempo? Ma è una cosa come scommessa anche. È un aspetto su cui puntare, assolutamente, perché
In questo caso sei sicuro che diventa un tuo giocatore. Da quel momento si dice questo è un tuo uomo. E quindi quando crei questo senso d'appartenenza, questo attaccamento, allora lì alla persona poi, allora lì non ti può tradire. E lì devi puntare sulla motivazione assoluta poi del giocatore. No. Altro settore di mercato, abbiamo citato prima la Padula. Tu dai per scontato che la Padula rimanga? Ma dopo che ha fatto le vacanze a Villa Simius, secondo me sì, spero perché comunque ti trovi già in casa un giocatore che per la Serie A l'ha dimostrato anche anni fa, sicuramente per il Cagliari è un ottimo attaccante, sicuramente non può essere l'unico. Io terrei anche in rosa Pavoletti perché è l'uomo dei 4 minuti finali, quindi è un simbolo qua. Sì, comunque è sempre un giocatore pericoloso, è un giocatore, un attaccante d'aria, quindi quando la palla arriva là è sempre pericoloso, quindi, e poi è un uomo spogliatoio, il capitano, è uno che ci tiene tantissimo a Cagliari, alla Sardegna, quindi è un giocatore che terrei. Però per la Serie A ci serve anche qualcos'altro, secondo me. Da giocatore di fantacalcio, mm-hmm, non hai tantissimo da spendere perché devi prendere un giocatore che costi il giusto per il Cagliari. Guardando un po' quelli che sono i giocatori sia della Serie A che retrocessa o anche della Serie B, chi prenderesti? Questa è una bella domanda. È una bella domanda anche perché, ad esempio, io ho seguito Colombo l'anno scorso che era a Lecce, un giocatore del Milan che non ha fatto tantissimi gol, però è giovane, secondo me è un giovane promettente, quindi investirei su un giovane promettente. Io nei giorni scorsi ho fatto il nome di Esposito, ex Bari, sì. Ne pensi? Allora è un buon giocatore, non ha esperienza in Serie A, uno come Colombo ha già alle spalle un anno in Serie A, quindi punterei più su un giocatore che ha già esperienza in Serie A, perché la Serie A... L'altro nome che ho fatto in esperienza in Serie A è poi Giampaolo, anche per i rapporti con il Venezia. Quello l'ho visto quest'anno diverse partite, è un ottimo attaccante, si formerebbe una adattabile, coppia. Adattabile secondo te con la Padula? Dipende da come vuole impostare Marcello, Ranieri il modulo. Sì, lo conosco. Personalmente penso difficilmente adattabile con la Padula, perché è un giocatore d'area di rigore da ultimi metri, gioca in appoggio sul difensore, l'obiettivo è sempre la finalizzazione, quindi lo vedo non molto compatibile con la Padula, che anche lui ha quelle caratteristiche. Per quanto riguarda i giocatori, Esposito è un grande prospetto, secondo me. Un giocatore di qualità assoluta che gioca su tutto il fronte d'attacco. Dovendo fare una scelta di 4 ipotetici attaccanti, perché poi quello deve essere il ventaglio delle scelte per un allenatore in Serie A, oltre i 2 da confermare, la Padula Pavoletti per come è finita la stagione, anche per un senso di riconoscenza, i profili, a me piace anche un giocatore che è ancora inespresso ma che ha grande fisicità, che è Piccoli, scuola Atalanta, un giocatore che ancora non ha espresso, quindi come è successo, come diceva Simone, c'è Colombo, come è successo per Colombo quest'anno, tante volte avere alle spalle di giocatori esperti questi profili come Esposito, come Piccoli, se stimolati a dovere, se spinti a dovere, si può trovare lì, secondo me, la chiave. Alberto, i tuoi programmi come movimento, perché non ti sei mai fermato, ti sei posto sempre obiettivi nuovi, non sei mai entrato in una zona comfort. Cioè no, stiamo già programmando i campionati prossimi, diciamo, che non facciamo solo il calcio noi, no? Abbiamo i campionati, posso elencarli tutti, diciamo, per ginnastica ritmica, abbiamo campionati di bici volley, campionati di bici tennis, siamo appena rientrati dai Deca bici tennis, eravamo a Napoli, siamo 2 categorie campioni d'Italia, adesso stiamo preparando, abbiamo 64 di basket. Ma è il bel tempo che favorisce lo sport in Sardegna? Ma noi abbiamo, io ho una concessione demaniale al Poetto per i bici tennis, 6 campi di bici tennis alla spiaggia, 40 ombrelloni e 80 spiaggine, solo per i bici tennis, a fianco all'Alta Marea. E l'inverno siamo ospiti dell'aeronautica, mettiamo 6 campi e ci danno le cabine.
è un movimento molto molto, no? E poi si fanno anche tutte le grigliate d'inverno loro lì, perché c'è anche il movimento del terzo tempo anche lì, insomma, qua. Ho visto che sta nascendo qualcosa vicino alla sede delle MSP. Sì, il padel Santa Lucia ha 5 campi, di cui tre scoperti, di cui 2 doppi e un singolo, e 2 coperti laminati in legno molto belli. All'interno parlo che è una strada, nascerà un campo di calcio a 5 nuovo e un campo di volley. Oh, questo, non ti fermi mai, eh? Questo è Santa Lucia che... Sì, sì, tra l'altro partiamo adesso a Trevia, a Terni, settimana prossima per i campionati nazionali di padel. L'anno scorso siamo stati ospiti a Pescara da Di Biagio e Panucci. Ah, bene, bene. Dunque siamo sempre in movimento. Luigi, che succede? Allora Vittorio, non mi vedete, però ci sono. Sei nell'ombra. Sono nell'ombra perché sono itinerante. Stiamo per giocare Lions in Estasi tra le favorite abito la finale di Federico Niedu, che lo salutiamo e speriamo anche che giochi qualche minuto in più oggi. Nelle partite invece che hanno preceduto questa partita, loro in della bella storia papà figlio hanno fatto solo 5-5, non sono riusciti a vincere, quindi 2 partite ancora non è arrivata la vittoria e si complica il loro percorso. Una squadra che l'anno scorso è arrivata terza, quindi non parliamo degli ultimi arrivati. Hanno poi giocato Parafarmacia Sant'Ignazio contro la Box 120, che la Box è imposta per 8-1, una squadra outsider che però ha cominciato alla grande, insomma se la vuole giocare per vincere questo torneo. Mica male, mica male. C'è stato anche qualche contestazione, in merito a che cosa? Il regolamento è chiaro per tutti, Luigi, oppure qualcuno va in difficoltà perché comunque sia si tratta di regole diverse rispetto a tutte le altre discipline? Allora, questa è una disciplina che viene dal Brasile, chi può vedere il campo appunto ricorda molto i classici campetti un po' dei paesi delle favelas brasiliane. Sulla riviera di Livorno c'è una struttura del genere, come dimensioni, però fatta con le pareti in plexiglass, è la cosiddetta gabbia, dove se le danno di santa ragione, infatti si formano giocatori tipo Pavoletti in situazioni di questo tipo, perché praticamente rimbalza e calcio, non è calcio fiorentino, è calcio livornese, ma insomma, bello bello tosto. Parliamo adesso del campionato che ti appresti a iniziare col Monastir. Quali sono le grandi manovre? Allora, grandi manovre sono queste. Monastir, diciamo che viene da un campionato dove è arrivata una retrocessione. Quindi quando si riparte, si rimettono le basi dopo una stagione così traumatica, tra virgolette, bisogna iniziare con i piedi di piombo. Si parte da un progetto che vedrà la fusione, la conferma della fusione che c'è stata già la scorsa stagione, ma adesso viene ancora più amalgamata tra il calcio a 5 e il calcio a 11. È un progetto che parte dal basso col settore giovanile, dove ci sarà lo sport integrato, l'attività integrata per i giovani. È una cosa che avrà una grande validità. Oltretutto il Monastir è stato premiato a Coverciano come per uno dei migliori progetti d'Italia a livello giovanile. E questi sono i riconoscimenti da cui ripartire. Poi la prima squadra sarà la vetrina principale, come succede spesso nello sport. E noi abbiamo il compito di ottenere risultati sul campo che siano importanti, ma allo stesso tempo di portare su tutti i ragazzi che arrivano da questo bel progetto e cercare di metterli nelle condizioni di rendere al meglio. Questa trasmissione nasce anche con la collaborazione di Sport Management. Tu mi hai detto che hai già parlato con Claudio Lai di diverse cose. Insomma, questa idea del cercare di capire cosa si può migliorare nell'ambito del settore giovanile, e questo del calcio a 5 è certamente dal punto di vista tecnico uno degli aspetti, è un problema che ci stiamo ponendo in Italia costantemente. Forse è legato anche al fatto che i nostri calciatori faticano e dall'altra parte nel mondo invece quelle che per noi sembrano essere delle innovazioni sono delle abitudini. Diciamo che lo sport, a mio avviso, deve essere parte integrante della vita di ogni essere umano. Quindi il progetto Sport Management è fondamentale. Sono contento che un ragazzo come Claudio Pani,
un giocatore che ha fatto una carriera di tutto rispetto abbia sposato questo tipo di progetto, anche perché al giorno d'oggi i giovani hanno difficoltà nel intraprendere un percorso sportivo, perché sono ormai presso, diciamo, cellulari, social, PC. Io me ne rendo conto perché, lavorando e insegnando anche a scuola, mi rendo conto che molti bambini hanno difficoltà dal punto di vista coordinativo e soprattutto anche dal punto... Io insegno alle elementari, sì, attività motoriali elementari, e mi rendo conto che molto, diciamo, porta via tempo anche alla socialità. Prima lo sport, per chi l'ha vissuto senza cellulari, senza computer, era in piazzetta, ci vediamo, un pallone, chi gioca, chi c'è, c'è. Ed era importante anche perché c'era un miglioramento anche dell'aspetto tecnico. Oggi i bambini che magari fanno scuola calcio fanno un'ora e mezza di scuola calcio e poi finisce là. Prima noi da bambini facevamo un'ora e mezza di scuola calcio, poi tornavi a casa, ti mettevi con la palla al muro e là miglioravi la tecnica, quindi ogni giorno facevi 4-5 ore di scuola calcio e i risultati poi si sono visti, perché comunque la tecnica individuale la migliori ripetendola di giorno in giorno. Oggi fai un'ora e mezza di scuola calcio, poi torni a casa e giochi al PC, e giochi al cellulare, e giochi al tablet. Quindi progetti come quelli che propone l'MSP, che propone lo sport management, sono fondamentali perché fanno capire ai giovani d'oggi l'importanza dello sport. Alberto, ti cedo questo? Così riprendo che il filo non viaggia. Ma Murio, per fortuna noi abbiamo passato da quando eravamo ragazzi lo sport molto, molto diverso. Dicevi, non c'erano cellulare, non c'era niente, si giocava, c'era la parrocchia, i campi parrocchiali, per cui si finiva per la mattina o pomeriggio, tiri al muro, eravamo per strada. Però io ho avuto la fortuna di arbitrare dagli anni 79 al 92, ma fior di giocatori, squadroni di calcio. Cioè, oggi vado a vedere il settore giovanile, anche in promozione, in categoria, non mi vedo il valore che c'è oggi del passato. Ma oggi io vedo anche, per esempio, i giocatori non hanno la voglia di allenarsi, di cose, cioè fanno un'ora, vanno via. Oggi il giocatore è fuori quota, si crede essere bravo, ma non è bravo, è fuori quota perché deve stare in campo, perché ci sono delle regole che deve stare all'interno della squadra. Forse è da rivedere questa roba qua. Cioè, questo è da rivedere, sì. Ma ti posso dire anche gli arbitri, per esempio. Non ci sono arbitri in PGC, avete visto che stanno adesso il sabato, anticipano il sabato, ma perché? Io so per certo, perché l'ho visto, conosco tanta gente, il ragazzino che deve arbitrare la domenica mattina, se è giovanile per esempio, rientra all'alba e la mamma chiama il delegato tecnico: mio figlio sta male, non è vero, è appena rientrato dalla discoteca e non va ad arbitrare. Questo è un dato un attimino. E poi posso dire che la federazione manca il salottino che avevamo noi, le riunioni. Oggi si mandano al cellulare, WhatsApp e vai ad arbitrare quella gara, manca il contatto umano. E questo comporta poi questa roba qua. Poi voi che siete in campionato vedete tante di queste cose. Io sono amico di Marco Carboni e faccio gli auguri perché Marco merita tutto quello che fa lui, di risalire subito. Normalmente io collaboro con lui per altre cose, lo sai, no? Per quanto riguarda qua, dove posso arrivare do ben volentieri una mano. Ti faccio veramente gli auguri di buon campionato. Simone, ma anche Marcello, perché chiaramente ora comincia anche un'attività da educatore quando fai l'allenatore e lo fai a questi livelli. Quanto è cambiata la forma di comunicazione? Cioè, noi partiamo sempre dal presupposto, dal paragone con il passato, e diciamo noi si giocava tanto tempo, avevamo tutto questo tempo, però se pensi a come si forma un bambino fin dalla tenera età, non ha più tutto quel tempo dedicato per una sola cosa come c'era in passato, passa da una cosa all'altra velocemente e la sua capacità di attenzione è limitata anche nella comunicazione stessa, ha delle forme visive, ha delle forme sotto forma di clip da TikTok anche agli spottini. Dobbiamo cambiare qualcosa anche noi nel comunicare con loro, o dobbiamo tentare di parlare sempre come si parlava, con lunghi discorsi a suo tempo, tenendo magari i ragazzi per un quarto d'ora a parlare e non partendo dal presupposto che un quarto d'ora i ragazzi non li reggono? No, hai detto bene, al giorno d'oggi anche l'adulto si deve adattare al bambino,
perché si rimane fermo a io facevo così, io facevo cosà, non va da nessuna parte. Io dico sempre, noi educatori, insegnanti, allenatori, dobbiamo diciamo immedesimarci nel mondo dei bambini, nel mondo degli adolescenti, nel mondo dei ragazzi, perché loro vivono in un loro mondo. Se noi riusciamo a catturarli nel loro mondo, allora siamo fuori. Se invece riusciamo a capire, anche ad esempio, io dico sempre, solo sapere che musica ascoltano è molto importante, perché riesce a comunicare andando a entrare nel loro mondo. Allora, noi lo chiamiamo da AMAB, questo fa parte del nostro lavoro che stiamo sviluppando anche con All Together, dove ci sono sia le accademie per i genitori, dove spieghiamo queste cose, è il modello di scuolavoro, è il punto di contatto. Cioè praticamente, se tu non crei un'empatia con il bambino, il bambino per senso logico non dialoga con te, dialoga con te solamente se tu condividi con lui il suo mondo. Quindi devi trovare tu qual è il punto con cui entrare in contatto con lui e poi entrare nel suo mondo. Esatto, allora poi là puoi acchiapparlo e decidere di proporgli quello che magari tu in quel momento vuoi proporgli. Che può essere anche il calcio fatto in un determinato modo. Sì, no, assolutamente. Sul fatto della questione della nuova generazione, che io non sono totalmente d'accordo, nel senso, penso che la nuova generazione, i ragazzi che andiamo oggi ad affrontare, che vediamo crescere, sbocciare, sono ragazzi evoluti, sono ragazzi che col mondo si sono evoluti. Anche la tecnologia gli ha portato una quantità di informazioni maggiori rispetto a quelle che avevamo noi. Noi avevamo molto di più a livello sociale, noi vivevamo più la socialità. Loro la vivono in maniera diversa, la vivono attraverso uno schermo. Però allo stesso tempo sono ragazzi che hanno un sacco di alternative. Noi tante volte il pallone andavamo tutti al campetto perché c'era il campetto, non avevamo l'alternativa, o c'era la strada e si andava a fare la partitella in strada. Oggi i ragazzi hanno l'alternativa, anche per fortuna probabilmente, hanno la possibilità di scegliere un altro sport. Anche questo progetto di cui abbiamo parlato prima, il fatto di integrare calcio e calcio a 5, dalla possibilità a un ragazzo arrivato a 16-17 anni di scegliere, di poter dire, forse sai, sono più adatto per il calcio a 5. Guarda, c'è Jacopo Ugas, che è il capo adesso, peraltro, che dal calcio è partito dal calcio a 5 e gioca in Toscana, me lo lasciato il calcio. Questo dopo aver fatto sempre calcio, quindi il contrario del percorso, perché invece, che ne so, una delle cose che si dice oggi è che il bambino fino a 6-7 anni, quando gioca in un campionato di dimensione ridotte, potrebbe anche fare direttamente il futsal invece di fare il calcio. È una delle alternative, del ventaglio di possibilità che ci dà oggi anche il social, anche il social network, la possibilità di valutare, di vedere qualcosa di diverso, il padel, il beach tennis ad esempio. Oggi tu, anche apprendendo che c'è quello sport che è a portata di tutti, dalla possibilità di intraprendere anche quella strada, di avere un passatempo. Poi, come tutte le cose che ci passano tra le mani, bisogna farne un uso giusto. Questa è la chiave. Alberto, vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso? Ma sicuramente è che questi ragazzi, giustamente, non sanno, quando sono ragazzini, diciamo, cosa tipo di sport, ma fanno diverse discipline sportive, e dunque poi devono capire quella che deve piace di più, che è importante. Polisportive? E ne fanno tante. I genitori li portano al calcio, arti marziali. No, ma anche le società dovrebbero ricominciare a pensare in termini polisportivi, cioè dove all'interno di una stessa struttura si fanno diversi sport, e se vuoi tutta la fase di formazione dal punto di vista psicomotorio farla uguale per tutti, per ma cui destinare ciascuno giocando a tutti gli sport, perché poi sì, ad esempio in Spagna ci sono queste associazioni dove propongono in abbinamento al percorso scolastico anche un percorso polisportivo, dove fino ai 12 anni fanno tutti gli sport e poi ci sono degli istruttori specializzati che dicono al genitore, guardi, secondo noi suo figlio è portato per quel tipo di disciplina, in maniera tale da permettere a quel bambino, a quel ragazzo, di fare ad esempio una carriera su ciò che gli piace. Oggi noi abbiamo magari esempi di ragazzi a 15-16 anni che giocano a calcio perché forzati i genitori, finiti quei 15-16 anni non hanno più voglia di fare niente.
e quindi quello potrebbe essere una soluzione ideale. Ma anche per esserci la federazione, le federazioni. C'è la federazione. Ma anche perché oggi diceva un ragazzino, stai giocando al caldo dei giochi, che ruolo fai? Cosa fai un ragazzino di 6 anni che ruolo fai? Non puoi chiedere neanche, perché le metti là, giocano, poi piano piano trova il loro mister, chiamiamolo mister, dove poi loro vedono dove poterlo integrare piano piano. Addirittura da centravanti puoi giocare il portiere, diventa numero uno in assoluto. Ecco, questo è il problema, c'è subito dove, che ruolo fai? Questo è un problema che, ma comunque ultimamente però vedo che tutte le scuole calcio, le scuole, hanno gente preparata, al contrario di altre, la nostra realtà non è allenatori messi là, massaggiatori messi là, cose varie. Oggi sono tutti laureati, studiano, si aggiornano e questo è un vantaggio che hanno i ragazzi che noi non avevamo. Bene, visto che hai citato i vecchi allenatori, voglio fare le condoglianze alla famiglia Cara, io non so se tu te lo ricordi, Antonio Cara, che è stato un allenatore ad Elmas, uno degli allenatori che ha forgiato tantissimi calciatori, uno dei quali Virgilio Perra. Virgilio Perra praticamente è cresciuto, Zianto Igara, come lo chiamavamo noi, se n'è andato questi giorni scorsi, e niente, volevo ricordare, fare le condoglianze alla famiglia, è una di quelle figure iconografiche, chiamiamole così, che da ragazzino avevo, perché c'erano quei 4-5 allenatori del territorio che rappresentavano gli allenatori di riferimento, ed Elmas c'era certamente lui, con l'Elmas che aveva costruito, la FAS, e poi ti ricordi, il campo FAS, c'erano i due campi, c'erano tanti campi allora. Adesso è il contrario. Luigi, dacci come concludere, dici cosa c'è da questo momento in poi, perché noi adesso andiamo a cena. Ti sento? Funziona, allora, funziona. Per fortuna. In corso il secondo tempo della sfida tra il Nati e Gabri e i Lions in estasi, avanti per 3-0, quindi in questo momento dopo tre partite sarebbero a punteggio pieno nel girone A con 2 punti, insomma loro vogliono andarlo a vincere quest'anno il torneo. Bene, bene, bene. Luigi, ci troviamo domani con gli aggiornamenti, il programma e tutto il resto. Grazie del tuo supporto. Noi ormai abbiamo iniziato il nostro rapporto a scherzare l'uno con l'altro. Continueremo così. Esatto, fino alla fine. Io ringrazio Alberto Borsetti di essere stato qui con noi. Complimenti per tutto quello che fai. Complimenti anche per il patrocinio di questo torneo che è giunto prima a Cercavia, la 7ª edizione. Quindi non è che sia un torneo nato ieri. Ringrazio Marcello, con cui avremo modo poi ancora di chiacchierare a lungo, perché fa parte comunque delle persone sensibili agli argomenti che trattiamo e avremo modo di approfondirli ulteriormente. Ho scoperto che anche Simone è dei nostri e quindi siamo sempre di più, insomma, nel concepire un miglioramento degli standard per il calcio sardo e fare in modo che i nostri ragazzi vengano valorizzati, se non per diventare dei calciatori, per diventare delle persone capaci di stare al mondo, perché poi questo è l'obiettivo prioritario e finale. Grazie a tutti, a domani, appuntamento alle 20:30.